Per parlare di Gesù in modo significativo, dobbiamo partire da ciò che gli storici oggi affermano di sapere su di lui. Gli storici di Gesù, indipendentemente dal loro background teologico e filosofico, possono arrivare a una serie di elementi su Gesù che sono indiscussi. Ad esempio, gli storici concordano sul fatto che Gesù sia esistito nella prima parte del primo secolo. Concordano sul fatto che abbia vissuto nella Giudea romana. Concordano sul fatto che Gesù credeva di avere una relazione speciale con Dio, che lo aveva scelto per inaugurare il suo regno. Sono d'accordo che Gesù ha insegnato in parabole, che compiva azioni che stupivano le folle e che sia lui che i suoi seguaci consideravano miracoli ed esorcismi divini. Concordano che Gesù fu crocifisso su istigazione della leadership ebraica dal governatore romano Ponzio Pilato e concordano sul fatto che poco dopo la morte di Gesù un certo numero di suoi seguaci ebbe esperienze che percepirono come apparizioni di Gesù risorto. Ora, questi fatti sono accettati praticamente da tutti gli studiosi che hanno studiato l'argomento, compreso quelli scettici. Quindi non sono solo i cristiani conservatori, i cristiani moderati e liberali, ma anche gli agnostici, gli atei e gli storici ebrei di Gesù che concordano su queste cose. Come scrisse uno dei più importanti storici, lo scettico Gerd Ludemann, può essere considerato storicamente certo che Pietro e i discepoli hanno avuto esperienze dopo la morte di Gesù, in cui egli apparve loro come il Cristo risorto. Cosa può spiegare questa loro convinzione? I discepoli potrebbero essersi semplicemente sbagliati. Gesù non era veramente morto. Il corpo di un morto presenta segni inconfondibili e all'epoca di Gesù i morti venivano seppelliti non dalle pompe funebri, ma dalle famiglie. Possibile che Giuseppe di Arimatea non si sia accorto, lui, la mamma di Gesù e gli altri presenti, del fatto che non era realmente morto? I romani erano maestri nel torturare e nell'uccidere. Nessun romano avrebbe lasciato vivo un prigioniero crocifisso. È altamente improbabile che Gesù fosse sopravvissuto alla crocifissione. E se lo fosse, sarebbe stato ridotto in condizioni talmente gravi da non poter convincere nessuno di essere il glorioso figlio di Dio risorto dalla morte. I discepoli potrebbero aver deliberatamente mentito, una cospirazione degli apostoli. Che gli apostoli abbiano rimosso la pesantissima pietra che ostruiva l'ingresso al sepolcro, superando le guardie romane, e abbiano trafugato il corpo per inventare a tavolino una leggenda. È credibile questa ipotesi? Dobbiamo metterci nei panni di questi apostoli che erano stati spiazzati dalla fine ingloriosa di Gesù sul legno della croce. Gli apostoli non avevano una concezione di un messia morto e sepolto, uno sconfitto. Oggi sappiamo con certezza che gli ebrei attendevano un Cristo vendicatore, un messia militare, un re che avrebbe liberato Israele dall'occupazione dei romani. Dunque lo smarrimento davanti alla morte del loro Signore distrusse completamente la fede degli apostoli, che non avevano nessun pregiudizio per inventare l'idea di un messia morto e risorto. Non avevano una concezione della risurrezione nella storia, nel tempo presente, soltanto di un evento collettivo, universale, alla fine della storia, nel giorno del giudizio. Dettagli come il ritrovamento della tomba di Gesù vuota all'alba di domenica da parte di alcune donne non sarebbe mai stato inventato da degli uomini del primo secolo, perché nessun ebreo avrebbe creduto all'epoca alla testimonianza femminile, che non aveva peso né credibilità. Pensate che il fatto fondamentale alla base del cristianesimo sarebbe stato attribuito ad una donna se le cose non fossero realmente andate così? I discepoli potrebbero aver avuto una visione delirante, una allucinazione. È credibile questa ipotesi? Primo, non spiega la tomba vuota. Un'allucinazione si può risolvere andando a cercare il corpo di Gesù, ma il corpo in quella tomba non c'era. Le apparizioni descritte nel Vangelo, negli Atti, nelle lettere di Paolo, sono avvenute a singoli e gruppi di persone. I Vangeli descrivono una comparsa di Gesù risorto su una montagna davanti a dozzine di testimoni. San Paolo ci dice che è apparso a 500 fratelli in una volta. La letteratura medica attuale non permette di affermare che una simile allucinazione collettiva sia plausibile. Non solo, ma la visione di un morto nella mentalità semitica, in quella del vicino Oriente antico, non significava affatto che la persona era tornata sulla terra, ma che era al contrario transitata definitivamente nell'altro mondo.
Una visione delirante di cui non si è sicuri non spingerebbe ad attraversare il Mediterraneo subendo processi, torture, incarcerazioni, tribolazioni di ogni tipo e infine il martirio. È necessaria una sorta di potente esperienza di trasformazione per generare il tipo di movimento che fu il cristianesimo delle origini. Luke Timothy Johnson. Cosa può aver prodotto in loro un simile cambiamento, al punto da spingerle ad andare contro le autorità del Sinedrio, i Romani, lo Shabbat, il digiuno e tutti gli altri rituali legati alla tradizione dei loro padri, rischiando la vita e infine venendo tutti martirizzati per amore di Gesù? Si può credere su un solido terreno documentale. Ecco perché come storico non posso spiegare l'ascesa del cristianesimo primitivo, a meno che Gesù non sia risorto, lasciando dietro di sé una tomba vuota. N.T. Wright. Questo Gesù, Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Pietro, Atti 2:32.